Grande successo di pubblico per l'ultimo appuntamento della rassegna musicale Note di Volta e per il concerto corale intitolato Tra corti e sagrati. Protagonista questa volta il gruppo vocale Eufonè, che dal 2009, anno della sua fondazione, è impegnato in repertori di musica a cappella, tratta prevalentemente dal periodo rinascimentale barocco. Eufonè ha ripercorso quella sottile linea di confine che unisce la musica sacra a quella profana, in un repertorio a cappella segnato e percorso da poeti e musicisti dal Cinquecento ai giorni nostri. Per l'occasione, il gruppo diretto dal maestro Enzo Marino ha proposto anche musica contemporanea e siciliana. A conclusione del concerto, il gruppo vocale Eufonè ha cantato insieme al coro Città di Sciacca, diretto dal maestro Ignazio Catanzaro. Protagonista pure il pubblico, che per un momento si è trasformato in coro. Un grazie particolare ad Italia Nostra che ci ha concesso questa sera di essere a Sciacca con Schenè per questa chiusura della quarta rassegna Note di Volta. È un concerto molto partecipato, molto attento al silenzio ma anche alla partecipazione. Abbiamo cantato insieme, abbiamo ascoltato brani del repertorio del 600, del 500, ma anche brani contemporanei con cui ci siamo espressi con il gruppo vocale Eufonè, un gruppo che nasce ad Altavilla Milice nel 2009 e che adesso svolge attività praticamente in tutta la Sicilia, ma anche all'estero. Presto saremo a Milano con il conservatorio per essere coro guida per gli esami di direzione di coro. E volevo ringraziare particolarmente il maestro Ignazio Catanzaro, con il quale abbiamo gemellato alla fine con un brano Deo Gratias con il coro Città di Sciacca, eseguendo appunto insieme l'ultimo brano del concerto. Si è chiusa quindi con un bilancio positivo e con la soddisfazione da parte di tutti gli organizzatori la quarta edizione della rassegna Note di Volta, proposta presso la chiesetta della raccomandata sita alla Perriera dalla Schenè Academy Italia Nostra, Comune di Sciacca e Collettivo Giovanile 0925.